Ciao a tutti e bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come modificare delle ombre all'interno di una nostra foto su Photoshop. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial. Innanzitutto ci tengo a dire che non sempre le ombre sono brutte da vedere. In questo caso ci starebbero anche all'interno della foto, anche perché spesso si giocano con le ombre, con le luci, con le ombre. Però mettiamo il caso che uno voglia andare a sistemare alcune ombre in una foto che non gli piacciono, vi farò appunto vedere il metodo per andarle a sistemare. Quindi io ho importato la foto di questo ragazzo appunto su Photoshop e la prima cosa che dobbiamo andare praticamente a selezionare sono le parti di ombra all'interno della nostra foto. Per farlo ci spostiamo su canali, se non l'avete nel pannello qui andate in finestra e spuntate appunto la sezione canali. Come vedete c'è RGB, rosso, verde e blu, praticamente queste sono le varie tinte della nostra foto. Quello che ci interessa a noi è l'RGB, quindi tenendo premuto Command sulla tastiera andiamo a cliccare sul quadratino di fianco a RGB. Come vedete lui ci va a selezionare tutte le parti di luce all'interno della nostra selezione. Quindi noi dobbiamo fare il contrario, noi dobbiamo selezionare le ombre. Per farlo ci basterà andare in selezione inversa. Come vedete lui ci va a selezionare l'inverso, ossia c'è tutte le nostre ombre. E adesso andiamo a metterle su un nuovo livello, quindi facciamo Command J sulla tastiera e se noi andiamo a vedere ci ha preso tutte le parti di ombra e ce le ha accoppiate appunto sul nostro nuovo livello. Quello che dobbiamo tenere conto però è, come vedete, nelle parti molto nere tipo questa e qua non è possibile andare a rimuovere completamente l'ombra perché comunque è priva di colore, perché è totalmente nera. Quindi quello che dobbiamo andare a fare appunto è andare a selezionare le parti nere in modo che non diventino grigie, perché visto che il passaggio successivo sarebbe quello di fare scolora, come vedete queste parti risulterebbero grigie e non più nere e non starebbero bene. Quindi per andare a selezionare queste parti nere andiamo sul metodo di fusione e da normale lo portiamo a scolora. Come vedete però queste parti nere se le ha appunto, come detto prima, rese grigie ed è una cosa che noi non vogliamo perché comunque non stanno bene. Per ovviare a questo problema facciamo doppio clic sul livello delle ombre e in questa stringa in livello sottostante andiamo a spostare il nostro cursore, come vedete, verso destra, in modo che ci vada a selezionare appunto le parti più scure delle nostre ombre. Come vedete però qui in questo caso è venuto molto frastagliato. Per andarla a sfumare maggiormente, tenendo premuto Alt sulla tastiera e cliccando su questa freccettina, ci andrà a dividere il cursore in due parti, quindi ci basterà prendere metà parte, andarlo a spostare ancora un po' verso destra in modo da andarla a sfumare in questo modo. Dopodiché facciamo ok e queste sono le parti nere appunto che rimarranno così all'interno della nostra foto. Ora andiamo ad applicare una maschera di livello al livello 1, perché ovviamente lo scolora ce l'ha fatto su tutta la foto, ma noi non lo vogliamo su tutta la foto. Quindi andiamo a selezionare il livello 1, facciamo una maschera di livello, come vedete è bianca, noi dobbiamo portarla nera, quindi facciamo Command I e andiamo a portare nero il nostro livello 1. Dopodiché andiamo a selezionare il nostro pennello bianco per andare ad aggiungere e andiamo appunto a interagire solo sulle parti che vogliamo andare a sistemare come ombre.
In questo modo, se noi adesso andiamo a fare un prima e un dopo, questo è il prima, questo è il dopo. Ora andiamo ad aggiungere una correzione del colore, perché come vedete in questo caso ci ha sbiadito molto il nostro colore. Quindi andiamo su crea nuovo livello di riempimento e andiamo a fare bilanciamento colore. Andiamo a dirgli di selezionare solo questo effetto a livello delle ombre, quindi clicchiamo su questa icona e pian piano andiamo a regolare il nostro colore in modo da aggiustarlo al colore originale, appunto, che c'è nella parte di luce del nostro viso. Io direi più o meno in questo modo. Quindi questo era prima e questo è adesso. Ora, come ultima cosa, io vado ad applicargli un nuovo livello di riempimento in curve e vado ad accentuare maggiormente, come vedete, lo sfondo, che non risulta nero ma risulta comunque un grigio. Quindi vado ad interagire sui mezzi toni, gli alti toni e i bassi toni, quindi vado a spostare leggermente la mia curva in modo da ottenere il risultato, un risultato migliore possibile. In questo modo, se noi adesso andiamo a fare un prima e un dopo generale, come vedete, questo era il prima e questo è il dopo. Ora cerco di andare a sistemare ancora meglio queste parti nere, quindi mi riporto sul livello dell'ombra, faccio doppio clic, qui dove siamo andati appunto prima a modificare, andiamo a sistemare leggermente i nostri neri in modo da eliminare ancora di più le nostre ombre. In questo modo, se noi adesso andiamo a fare un prima e un dopo, come vedete, questa era l'immagine prima, questa è l'immagine dopo. Molte ombre siamo riusciti a eliminarle e abbiamo reso l'immagine un po' più chiara. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito. Vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto. Lasciate un like al video se vi è piaciuto. Commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità. Visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!